Buongiorno a tutti, cari signori, benvenuti a questo nuovo video dal titolo Cosa fare prima di mettere in vendita la casa, cioè quali sono le azioni che sono necessarie, anche quelle che non devi fare, anche se magari ti sembrano logiche, prima di mettere in vendita la casa, fare l'open house e portare le persone comunque a visionare i possibili acquirenti. È un video interessante, ma prima di andare avanti mi presento, sono Simone Rossi, sono un agente immobiliare di Bologna da ormai 21 anni e diciamo che è andata abbastanza bene, nel senso che siamo stati pluripremiati, siamo stati chiamati su Sky, Classi NBC, ci sono delle interviste nel canale, eccetera, 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 ma la cosa più importante è quello che portiamo effettivamente come risultati alle persone che decidono di chiamarci e affidarci il loro immobile da vendere a Bologna. Due dati importanti: il primo, mediamente noi vendiamo le case in 42 giorni, in questo preciso momento un pochino meno, per cui entro 42 giorni noi comunque mediamente portiamo l'assegno di Capara al venditore. La seconda cosa altrettanto importante invece è qual è il tasso di trattativa che noi abbiamo nei confronti, insomma, degli acquirenti, per cui mentre mediamente il tasso di sconto che c'è sulla trattativa dell'11%, cioè tu chiedi 100.000, l'acquirente ti offre 89, col nostro sistema attraverso l'open house, un po', perché insomma diciamo mi sono un po' specializzato dopo 21 anni a tener botta sul prezzo, mediamente l'1%, quindi significa che affidarsi a noi significa nelle tue tasche avere un 10% di media in più, ok? Per cui diciamo che noi ci autopaghiamo, pagando anche le nostre commissioni, prendi di più rispetto a vendere da privato o rispetto magari ad altri. Ma bando alle ciance, clicca nella campanella sotto se comunque vuoi rimanere aggiornato sui nuovi video che stanno uscendo, molto interessanti se devi vendere casa, e iscriverti insomma al canale. Ma bando alle ciance, veniamo qui. Allora, quello che vi sto per raccontare non è raccontato in nessun libro di come vendere casa, ma anche se è appena uscito La casa degli errori, un nuovo libro, fatica letteraria, qua la mia professoressa di italiano si agita, delle medie, ma diciamo le cose che magari possono essere logiche da un certo punto di vista, ma che io sconsiglio di fare. Allora, la prima cosa in assoluto, non ristrutturare. Non ristrutturarla. Per cui si trovano delle situazioni dove uno eredita un immobile, ce l'ha vuoto, si libera dall'inquilino e dice: sai cosa faccio? Adesso la ristrutturo la casa e poi la metto in vendita. Questo è un gravissimo errore, a meno che tu non sia un investitore professionista. Perché l'investitore professionista ha una sensibilità sul mercato che ha la possibilità di innanzitutto comprare del materiale a un certo tipo di sconto, secondo avere degli artigiani che magari, siccome hanno dei lavori continuativi con lui, paga meno, terzo ha la sensibilità di capire cos'è che mediamente va bene all'acquirente, ok? Per cui lui dice: bene, e ristrutturo, a un privato cittadino costerebbe 50.000 euro, a me costa 35, so mediamente il tipo di pavimento, il tipo di infisso che più o meno va bene a tutti, a quel punto mi butto. Sì, ok, ma devi avere un'esperienza. Per cui se tu non hai questa esperienza, sei un privato che vuol vendere, dici banalmente la casa è bruttina e la voglio magari ristrutturare prima di venderla, allora la puoi fare, ma succedono due cose. Il primo, che comunque tu andrai a scegliere delle finiture che probabilmente al 90% delle persone non va bene. Allora dicono: scusami, ma se io questa casa vale 150.000 euro ristrutturata, ma ristrutturata come vuole il signore, ok? Per cui io dovrei entrare, il pavimento non mi piace, lo dovrei cambiare oppure pagargli una cifra che lui ha pagato su un qualcosa che non mi va bene. Il ragionamento delle persone adesso, dico: sai cosa c'è? Spendo 120.000 da ristrutturare, ma me la faccio come pare a me. In seconda battuta, me la faccio come pare a me e sfrutto le detrazioni. Detrazioni fiscali. Quindi ribadisco, a meno che tu non sia un investitore professionista che ha dei vantaggi economici, ha dei fornitori dove va a prendere gli infissi in Romania, eccetera, 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 ti conviene non mettere mano, perché i soldi che tu investiresti probabilmente non ti tornerebbero indietro. Se tu effettivamente vendi casa da ristrutturare a 120.000 e invece ristrutturata a 150, sto buttando dei numeri, ok, è molto probabile che qui riesci a prendere quelli che sono i 120.000 euro, mentre abbastanza agevolmente con i sistemi che abbiamo, mentre qui fai più fatica perché devi trovare un qualcuno che sia disposto a pagarti quello che effettivamente tu hai pagato e che gli vada bene tutto quello che hai messo. Quindi sono due cose che devono andare bene.
e allora è chiaro che sale il livello di complessità. Quindi se alla fine qua a te costa 30.000 ristrutturarlo, tu non ti stai guadagnando niente tra vendere da ristrutturare o ristrutturato. La variabile che ci puoi mettere di più è che magari non riesci a vendere a 150.000. Quindi la risposta è non fare lavori se devi vendere casa. Non vorrei che si far intendesse il concetto: se la casa è bombardata, distrutta, i muri si scrostano e i mobili si aprono, ok, non ti sto dicendo che la devi ristrutturare, ma ti sto dicendo che la devi preparare alla vendita. Cosa intendo con prepararlo alla vendita? Due. È che devi renderla in qualche maniera un immobile che sia presentabile. Quindi presentabile significa che sia pulito, quindi prendi una bella impresa di pulizie, che ti sgrassi se c'era un inquilino con 25.000 persone, eccetera, eccetera, lo devi pulire. La seconda cosa che devi fare è imbiancare. Questi sono, poi gli infissi possono essere di legno di 59.000 anni fa, le porte lo stesso, ma il fatto che un ambiente sia pulito, il fatto che un ambiente sia imbiancato è fondamentale. Ti faccio delle ipotesi. Sul tema del pulito è scontato, cioè entrare in una casa che cioè proprio mentalmente ti viene male. Sul tema dell'imbiancare, perché? Perché nel momento in cui, ti faccio un'ipotesi, tu entri e vedi quelle macchioline di magari negli spigoli, in altro nel soffitto, di una perdita di 10 anni fa, risolta, eccetera, tu stai lanciando un messaggio nella testa dell'acquirente che ci sono dei problemini alla casa. Allora, dal momento che la cosa è risolta, ragazzi, signori, scusate, dal momento che la cosa è risolta, andare a creare un pregiudizio nella testa delle persone che c'è qualche altro problema non va bene. Quindi una bella imbiancata ti va a eliminare tutte quelle problematiche, le scrostature che sono fisiologiche, perché in bagno, se uno si fa la doccia e la fa X volte alla settimana e tiene chiuse le finestre, succede che a una certa viene un po' di muffa e si scosta la cosa, ma non è che la casa sia insalubre, è solo una fisiologica conseguenza di non tenere aperta la finestra. Quindi perché dobbiamo andare a lanciare un messaggio nella testa degli acquirenti che c'è qualcosa? Perché tutti i messaggi, il fatto che la casa sia sporca e deperita, il fatto che ci possano essere dei problemi, perdite, scrostamenti, eccetera, eccetera, si traduce esclusivamente in una cosa: voglio trattare il prezzo. L'occhio, signori, vuole la sua parte, ma soprattutto perché l'occhio è collegato al cervello. Il cervello va a creare dei paradigmi che vertono tutto sul non sono tanto tranquillo, devo fare un'offerta più bassa perché potenzialmente può succedere questo. C'è da rifare il tetto, vien giù, le tubature, tutte queste robe qui. Non fatelo. Terzo suggerimento che mi sento di dire è il fatto di non sgombrare l'immobile dai mobili. Quindi, caso di ieri, vado a casa da una signora, mi dice: ok, guarda, i mobili sono un pochino vecchiotti, li togliamo così in bianco e lascio la casa vuota. Errore. Allora, sembrerà controintuitivo, ma è meglio avere un mobile vecchio ma che ci sia piuttosto che non avere nulla, perché una casa vuota sembra più piccolo di quello che realmente è. Ribadisco, una casa vuota sembra più piccolo di quello che realmente ha. Per cui, con una debita considerazione, il fatto che la casa sia, ci siano dei mobili, ma la casa, il fatto che ci siano dei mobili con sopra 1 miliardo di suppellettili è un altro discorso. È chiaro che la devi un po' alleggerire, per cui la coppetta della gara di pesca di 50 anni fa del nonno non ci deve essere, per capirci. Tutto quello che sostanzialmente sono suppellettoli, piatti, piattini, piante, piantine, colonne, colonnine, campane, campanelline, vanno tolte, ma vanno lasciati i mobili. I mobili è importante lasciare, poi li libererai ovviamente il giorno del rogito, perché danno un senso dello spazio, molto ma molto importante. Quindi ripercorriamo. Primo, cosa che devi fare o non devi fare: non ristrutturare la casa, ok? Perché a meno che tu non sia un esperto investitore immobiliare, hai già fatto 20 operazioni all'anno, a questo punto tu non sai esattamente cosa cerca in quel momento il possibile acquirente, e il fatto che tu spendi 30 a livello di lavori può pregiudicare il fatto che ne riprendi 30 dai lavori che hai fatto, perché magari qualcuno gli va bene, deve rifare qualcosa o non ti paga quello che hai scelto tu. Seconda cosa, fai trovare la casa pulita, fai trovare la casa imbiancato per evitare tutte quelle problematiche legate alla normale usura dell'immobile.
Terza cosa importante, non liberare la casa dei mobili. Le fai pulire, le tieni belle lì, alleggerisci di tutto i suppellettili non necessari, ma la casa durante l'open house va presentata così. Questi sono i presupposti per esperienza, 21 anni, non su libri letti, ma su mazzate in faccia che ho preso sul mercato, su esperienze che ho fatto, su errori che ho commesso, ovviamente, che mi portano a dire che queste sono tre cose fondamentali che tu devi fare o non fare prima di presentare il tuo immobile al mercato. Ci vediamo al prossimo video, se sei interessato a quello che stiamo facendo puoi candidare l'immobile, il tuo immobile sotto, trovi un link in descrizione o il numero verde, puoi chiamare, dici sono XYZ, sto pensando di mettere in vendita questa casa, siete interessati, noi ti richiamiamo, facciamo un po' di domande per capire se e come possiamo aiutarti e a quel punto ti inseriamo nel nostro programma di Open House. Alla prossima, ci vediamo da Simone Rossi.